Noi siamo nelle fasi finali, alle battute finali di questo procedimento molto complesso. Le battute finali si sostanziano in due passaggi: uno che è l'ottenimento del parere del Genio Civile per quanto riguarda soprattutto la deviazione del torrente Alessi, quindi stiamo parlando di opere idrauliche per le quali abbiamo dovuto ampliare la sezione del manufatto che costituisce deviazione del torrente, e a momenti, a giorni, diciamo, non appena i progettisti mi consegneranno questi elaborati, aggiornati e ampliati nella sezione, otterremo il parere da parte del Genio Civile. E dopodiché l'ultimo passaggio è quello della verifica dell'ottemperanza, che è un provvedimento di competenza dell'assessorato regionale territorio ambiente, che si sostanzia in questo passaggio. Noi manderemo una relazione nella quale dimostreremo che tutte le prescrizioni che sono state rilasciate in sede di trasmissione del parere via VAS sono state ottemperate. Allora l'assessorato dovrà poi in maniera meramente prenderne atto. Quindi siamo alle battute finali, perché sono gli ultimi pareri di cui abbiamo bisogno per validare, verificare e validare il progetto e quindi consegnarlo alla ditta. Con la consegna delle aree di cantiere, quindi avete già ottimizzato i tempi? Certo, abbiamo fatto questo nel frattempo. Nel frattempo, per abbreviare i tempi, abbiamo consegnato alla ditta esecutrice le aree per fare tutta la fase di incantieramento, in maniera tale che quando saremo nelle condizioni di potergli dare il progetto validato, che significa un progetto che non può contenere sorprese per il futuro, quindi con limitazione di perizie varianti e quant'altro, ecco perché la fase è molto importante e delicata, e loro saranno appunto nelle condizioni di poter aggredire rapidamente i lavori e quindi iniziare con...